Ciao, sono Vittorio Gazzara, regista cinematografico e fondatore della Vertical Green Productions. Questo report arriva dopo un anno e mezzo e più di distanza dal precedente, colpevolmente, perché non posso che assumermi la responsabilità di questo enorme e imperdonabile ritardo. Questo report è fatto per spiegarvi che cosa è successo, per spiegarvi anche e soprattutto che cosa succederà nel prossimo futuro, e arriva anche dopo un piccolo esperimento che ho tentato il mese scorso. I più attenti di voi l'avranno notato, e cioè quello di realizzare un report in versione cartacea, un po' naif come idea, una versione in stile rivista di settore anni 90, a cui io sono anagraficamente molto legato. Purtroppo l'esperimento non è andato benissimo, devo essere sincero. È stato scaricato e letto da molte persone, però non sono stati raggiunti i numeri che mi aspettavo, e soprattutto si è andata a perdere un po' quell'interattività che a me piace invece molto quando parlo con voi. Quindi l'esperimento non è andato bene, lo accantoniamo senza troppi rimpianti e torniamo a un format video che vedo essere molto più congeniale. Quindi, senza ulteriori indugi, sigla e andiamo a cominciare. Non ho assolutamente intenzione di annoiarvi con la lunga lista di cose che sono successe in questo anno e mezzo e che in parte giustificherebbero anche l'assenza di notizie da parte mia e della Vertical Green. Diciamo che per semplicità il titolo di questo insieme di motivazioni è difficoltà economiche. Chi mi segue da molto tempo, chi è un assiduo frequentatore del sito e della pagina Facebook, sa, perché l'ho detto in tutte le salse fino alla nausea, che le difficoltà finanziarie della Vertical Green erano un grosso problema per la produzione cinematografica, perché essendo da solo a occuparmi di tutti i progetti, ed essendo progetti di ampio respiro, l'unico modo per poterli portare avanti in tempi ragionevoli è quello di lavorarci a tempo pieno. Purtroppo, la vita comporta anche, delle spese di varia natura, che non sto qui a elencarvi, le sapete tutti, e quindi con il passare del tempo questa mancanza di introiti dal mio lavoro cinematografico mi ha allontanato progressivamente, appunto, dal lavoro stesso. La cosa non si è risolta assolutamente, anzi, diciamo che un qualcosina si muove, però ecco, siamo ancora molto, molto lontani dal poter produrre in tranquillità film, cortometraggi e webserie. E quindi in questo anno e mezzo, con queste difficoltà, non sono stati pochi i momenti in cui mi sono detto forse serve solo un po' di coraggio per chiudere la serranda e annunciare che la Vertical Green chiudeva i battenti. Ed è stata un'idea, una considerazione alla quale mi sono opposto con tutte le mie forze. Non voglio essere melodrammatico, però è stata una lotta all'ultimo sangue. Le due alternative erano o chiudere tutto, appunto, oppure ridimensionare molto il lavoro, riorganizzare la filiera produttiva e proseguire con un altro ritmo, ecco. E la seconda scelta è stata quella che in definitiva poi ho preso, e mi ha portato a riconsiderare anche un po' quello che stavo mettendo in cantiere dopo Bunker. Le mie intenzioni erano grandiose, stavo pensando a progetti di respiro molto ampio, appunto con una webserie a cartoni animati di proporzioni ciclopiche, lungometraggi e una serie di cortometraggi tra loro legati. Insomma, c'era nel calderone una quantità incredibile di progetti e di cose da fare che al momento però non sono realizzabili. Quindi la prima decisione
sofferta che ho preso è stata quella di prendere quel progetto che molti di voi aspettavano. Io ero il fan numero uno di quel progetto, cioè Off, la webserie a cartoni animati, e di accantonarla momentaneamente. Quindi Off è ufficialmente sospeso. Sospeso ma non cancellato, questo ci tengo a dirlo perché Off è stato il primo progetto a cui ho pensato, che ho concepito quando ho messo in piedi la Vertical Green nel 2011, quindi prima di cancellarlo definitivamente possono ammazzarmi. Quindi non importa se uscirà tra un anno, tra 5, tra 10, tra 30, Off verrà fuori prima o poi. Lo rilascerò prima o poi, a costo di lavorarci mezz'ora al giorno per i prossimi 25-30 anni. Quindi su questo punto potete essere relativamente tranquilli, ecco. Purtroppo al momento non posso dedicarmi che poche ore a settimana ai progetti cinematografici, e quindi devo dedicarmi per forza di cose a dei progetti più contenuti, che in qualche modo garantiscano almeno una, due uscite all'anno, per dare la percezione anche che la Vertical Green sia ancora in pista, che sia ancora in grado di produrre dei contenuti e che non ce ne si dimentichi per i prossimi 10 anni, quando uscirà il grande mega progetto. Che chissà che. Al momento ci sono moltissimi progetti già in cantiere, già in fase di preproduzione, ancora acerba, ma in fase di preproduzione, tra cui un lungometraggio e una miniserie, che però uno ha bisogno di una produzione, di una sponsorizzazione abbastanza importante, quindi è attualmente al vaglio il soggetto presso diverse produzioni e alcuni sceneggiatori per capire quali strategie finanziarie possano essere verosimilmente messe in campo. L'altro progetto invece di miniserie ha già due musicisti newyorkesi che si sono gentilmente e spontaneamente offerti di realizzare la colonna sonora originale, quindi siamo in una fase di preproduzione un pochino più avanzata, però sarebbe comunque un progetto autoprodotto. Al momento sto cercando di trovare degli investitori esteri per questo tipo di progetto, e qui parliamo di progetti a medio-lungo termine. Nel breve termine, cioè nell'arco di questo 2018 per intenderci, la mia intenzione è quella di realizzare alcuni cortometraggi con un impatto realizzativo molto meno lungo in termini di tempo e di esborso finanziario. Nei prossimi report saprò sicuramente dirvi qualcosa di più. Al momento voglio essere un pochino più cauto, non vi do anticipazioni troppo dettagliate, non perché appunto non ci siano carte da giocare, non ci siano pedine già posizionate sullo scacchiera, ma perché voglio essere più certo di quello che è effettivamente possibile fare prima di darne un annuncio ufficiale. Spero che mi capiate, spero che capiate la situazione che si è venuta a creare, e la scelta era tra mettere in stand-by il mio lavoro come regista cinematografico oppure mettere in stand-by la mia vita, e la scelta è stata obbligata. Ora posso garantirvi che la strada intrapresa è quella di una produzione cinematografica più ridotta in termini di grandezza di progetti, ma sicuramente più assidua nella temporalità delle uscite, e questo per me è un grandissimo traguardo, non avendo appunto sponsorizzazione niente, facendolo gratuitamente. E non solo appunto un traguardo enorme, ma anche motivo di soddisfazione, in quanto la Vertical Green è ormai una seconda pelle per me, e rinunciarvi sarebbe qualcosa di terribile, di impossibile, e spero che voi capiate e le tempistiche e i ridimensionamenti che sono stati fatti. Ho ricevuto molti attestati di fiducia nel corso del tempo, anche ultimamente, riguardo la mia persona, il mio lavoro, e questo a fronte di un non guadagno economico rappresenta davvero un motivo più che sufficiente per continuare a lottare e a non gettare la spugna. La Vertical Green non è morta e anzi continuerà a rompervi le scatole ancora per molto tempo. Tra le decine, centinaia di lavori e progetti che mi hanno visto coinvolto nell'arco di questo ultimo anno e mezzo, merita sicuramente
un approfondimento, quella nel campo del supporto creativo per artisti. Chi segue il mio lavoro avrà visto, sul sito una nuova sezione che è quella del garage multicromatico. E questa, diciamo, questa attività mi ha tenuto impegnato con profitto nell'ultimo anno e mezzo, vedendomi, aiutare artisti sia di professione che non a superare blocchi creativi, impasse, emotive e i non artisti di professione a, portare fuori, con maggior consapevolezza, con maggiore efficacia, la propria espressività nella vita di tutti i giorni. Questo garage multicromatico si compone di due macro aree, cioè i consulti individuali, diretti specificamente a persone che hanno problemi di espressione, di creatività, sia in ambito lavorativo che non, e poi dall'altra parte, i percorsi formativi che sono dei percorsi propedeutici alla professione artistica in qualsiasi campo. Negli ultimi mesi ho pensato che fosse ormai arrivato il momento di accorpare questo garage multicromatico all'attività della Vertical Green Productions e infatti nelle prossime settimane questo contenitore, questo laboratorio sarà assolutamente affiancato a tutte le mie produzioni. Per saperne di più comunque potete andare sul sito internet della Vertical Green Productions oppure scrivermi una mail all'indirizzo vittorio.gazzara@gmail.com per saperne di più e anche per concordare un incontro gratuito, che vi permetta di, chiedermi delucidazioni in più e per, capire quale sia, il metodo che più si confà alle vostre esigenze. Darò molte più informazioni più nel dettaglio, probabilmente in un report dedicato o all'interno dei prossimi report, che nelle mie intenzioni, questa volta veramente voglio essere, un pochino più, costante nella cosa, saranno a cadenza mensile. Quindi il prossimo mese ci sarà un nuovo report, non so ancora se dedicato alla Vertical Green, nella sua totalità o, uno speciale dedicato espressamente al garage in modo tale da spiegarvi un po' meglio in cosa consiste l'offerta. In ogni caso, io vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio per il supporto che mi dimostrate ogni giorno. Vi ricordo che su redbubble.com, ma trovate i riferimenti sia sul sito che sulla pagina Facebook, è aperto da diverso tempo uno store online con tutto il merchandising possibile e immaginabile riguardante la Vertical Green. Se voi volete supportare, la causa, potete, e farvi un regalo, potete acquistare una maglietta, una tazza, un cuscino, un taccuino, una custodia per cellulare targata Vertical Green con anche tutte le grafiche delle nostre produzioni. Vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio per il supporto, vi ringrazio anche per la pazienza. Il prossimo appuntamento con il report, appunto, è il prossimo mese, ancora non so in quale parte del mese, arriverà un po' a sorpresa, però insomma, tenetevi pronti per il prossimo mese e nel frattempo vi invito a scrivermi un commento a questo video o a scrivermi via mail, scrivermi sul sito, scrivermi su Facebook, su Instagram, messaggi in bottiglia, come volete. Grazie ancora e appuntamento al prossimo mese. Ciao!